Bentornati su Bagel Night. L'episodio di oggi sarà particolarmente difficile, capirete perché. Non solo perché il livello sarà questo, il livello maestro, che è il più difficile di tutti, ma anche perché sarò un po' distratto da una recensione che voglio fare. Ci tengo. La recensione al nuovo Blade Runner 2049. L'ho visto ieri sera al cinema, quindi ne posso parlare. Cercherò di non spoilerare quasi nulla, o forse nulla, non lo so. È un bel film, ma forse vedete voi. Ha diverse caratteristiche, ma quella che più di tutte colpisce è forse il grande uso di riferimenti alla Russia, grazie ai quali si fanno anche scoperte di riferimenti ad altri generi di film, per esempio. Nel film si fa un riferimento, una serie di riferimenti diretti a Men in Black. No, non appaiono gli alieni. Vi ho spoilerato qui già qualcosa. Vabbè. Succede una cosa strana. Il personaggio principale si chiama K. Chi vi viene in mente? Beh. Un altro personaggio importante del film a un certo punto dice: sarebbe bello che tu avessi un vero nome. E quale suggerisce? In Men in Black, K era interpretato da Tommy Lee Jones. E nel film, che nome pensate che sia stato scelto? Non ve lo dico perché dovreste guardarlo, se no vi rovino la sorpresa. Spoilerò troppo. Dicevo che in tutto il film c'è un riferimento alla Russia. Tanto è vero che mentre guardate il film vi accorgerete di una cosa. All'inizio del film è fatta una ripresa di un testo dove compare una scritta in russo. Zielina. Ossia Selina. Chi era Selina? Il personaggio cattivo di Men in Black 2. A sua volta però Selina è uno dei nomi utilizzati per indicare un altro personaggio dei fumetti e dei film. Catwoman. Ah, hanno fatto riferimento quindi a più personaggi. Guarda un po'. A un certo punto del film si capisce che un tema ricorrente ha a che fare con qualcosa che noi in nell'angolo di Windows abbiamo parlato più volte. In Windows si chiama HoloLens. Si tratta della possibilità di proiettare un'immagine e qui si fa un riferimento notevole alla sala ologrammi che appare in Star Trek, The Next Generation, nell'astronave principale, nell'Enterprise. Sì, perché c'è una grandissima sala in cui appare un mondo virtuale che mostra animali, insetti, ed è stupendo. Un riferimento diretto a Star Trek, dicevo. Ed è l'unico? No. Perché se conoscete bene la mitologia di Star Trek, noterete che ci sono riferimenti storici all'interno dei telefilm, dei film girati negli ultimi 50 anni che riguardano diversi aspetti. Per esempio, gran parte della storia di Star Trek inizia in una data specifica o in un periodo storico specifico. Tanto avete visto che il mio avversario, come vi dicevo, mi sta battendo senza problemi perché io sono distratto. Farò adesso la seconda partita, ma non so se andrà bene. Ora, l'epoca storica in cui inizia Star Trek è spostata di circa 10-15 anni dopo gli eventi di Blade Runner 2049. 1049, scusate. 1900, 2049. Adesso ho iniziato io a dare i numeri. Allora che cosa ci si aspetterebbe? A questo punto che ci sia un bel continuo della storia di Blade Runner, o no? In teoria. Ed è che Blade Runner sia a questo punto collegato con Star Trek.
E in effetti i riferimenti ci sono dal punto di vista della tecnologia. Solo che per qualche ragione nella produzione hanno esagerato, perché hanno fatto riferimenti extra. Per esempio, il personaggio dotato di intelligenza artificiale in questo film è più avanzato di Data, che sarà creato o costruito circa 300 anni dopo, 3 o 400, la storia narrata in Blade Runner. E quindi qualcosa non torna. C'è un altro aspetto che mostra il discontinuo nel tempo. Nel 1997 fu rilasciato il videogioco Blade Runner. Era su DVD o su 4 CD. Occupava circa 2 giga. Ed era stupendo perché richiamava la storia del film aggiungendo molti particolari. C'erano i doppiatori originali, sia in inglese, quindi le voci degli attori originali in inglese, oppure i doppiatori italiani del film originale. Quindi permetteva di vivere qualcosa di speciale, di rivivere il film, e metteva a disposizione altri finali. E questi finali comunque portavano a un finale in particolare. Meno male, 5. Ho sbagliato mira. Vabbè, il prossimo tiro chissà che vada meglio. I finali lasciavano con l'inizio di qualcosa di speciale, una rivoluzione. Orbene, in Blade Runner 2049 si fa un riferimento diretto a questa rivoluzione, solo che è sbagliata la data. Dice che è avvenuta 30 anni dopo. Questo estremo al mio avversario. Quindi c'è una grandissima incoerenza in questa storia. Ci si domanda, perché ci sono tutte queste stranezze nel film? Molta della tecnologia mostrata nel primo Blade Runner è arrivata, non tutta, ma sappiamo che in un film di fantascienza la tecnologia sembra impossibile e poi arriva. Ma molta della tecnologia che si vede nel nuovo Blade Runner sembra impossibile che possa arrivare. Spero di essere smentito fra 30 anni, ma ho dei seri dubbi. Allora, facciamo così. Siccome io non ho potuto mettere un pollicione in alto, fatelo voi su questo video che sto realizzando, su questa recensione, però scrivete, dite la vostra, dite che cosa vi è piaciuto, se avete visto i film, cosa non vi è piaciuto, cosa avreste voluto vedere, perché sono stati commessi diversi errori. Tornando invece alla nostra partita, come avete notato io sto perdendo di molto. Non sono stato attento a quello che stavo facendo, quindi mi spiace, ma ho capito che questa volta andrà male. La prossima volta cercherò di mantenermi un po' più attento, un po' più concentrato. D'altronde sto cercando di fare una partita un po' particolare, sto cercando di creare dei punti stile che mi permettano di recuperare quanto più, ma ho poca fiducia, anche perché guarda, adesso no, non ha preso quell'arancione. È un vero peccato. Avrei tanto voluto prendere sia il viola sia il verde, ma non ci sono riuscito. Benissimo. Se riuscissi, ma sai, difficile. Ah! Quindi un'altra festa estrema al mio avversario, che ormai è chiaro, mi batterà. No! Ha fatto meno 25, mi lascia la festa estrema. Che naturalmente adesso vedrete che finirò su 5.000, quindi non avrò la possibilità di raggiungerlo, visto, ho previsto bene.
Allora, questa partita finisce con due vittorie, per modo di dire, in realtà computer mi batte di 30.000 punti. La prossima volta prometto che parlerò di meno e cercherò di essere più concentrato. Alla prossima sfida.